Grazie a tutti. No, che se dite così, se c'è qualcuno che è in diretta su Facebook, Renzi pensa che sia per lui. Quindi, innanzitutto grazie. Innanzitutto grazie, perché per me è un'emozione ed è una scommessa vinta. Per me sono è il riconoscimento migliore, perché né io né voi penso che 2 o 3 anni fa avreste mai pensato di uscire una sera a Caserta per andare a sentire che cosa c'aveva a dire Matteo Salvini, quello della Lega. Io ho scelto una Lega che unisce il paese da nord a sud, e questa è la prima ricompensa, nel nome dell'autonomia, nel nome del federalismo, nel nome del merito, dove ai cittadini che pagano vengono resi dei servizi. Ho visto che il PD a livello nazionale, ma anche a Caserta, non manca di fantasia, mi mancava la tassa sui loculi al cimitero a Caserta, anche morire a Caserta diventa un lusso, quindi bisogna morire ricchi. Forse per quello che la Fornero ci manda in pensione a 96 anni, in modo tale che uno più tardi va in pensione meno campa. E poi delle vergogne, come si parla sempre di turismo, questa è la città della Reggia, è una città che potrebbe attrarre. Certo che se il tuo biglietto da visita per incapacità e cattiva gestione di chi ha amministrato questa città è l'hotel Houston, che diventa un ricettacolo di delinquenti, spacciatori, non è il miglior biglietto da visita. Ripeto, nessuno viene qua a fare promesse a un tanto al chilo, quindi non sono qua a dirvi votatemi il 4 marzo, a lei saremo tutti più belli, ricchi, simpatici, intelligenti, fortunati, no, però un po' di regole, un po' di ordine, il che vuol dire che mentre il ministro degli interni del PD va a Castel Volturno e pensa di risolvere il problema degli spacciatori clandestini insegnandogli a parlare l'italiano, io il problema degli spacciatori clandestini di Castel Volturno lo risolvo ficcandoli sul primo aereo, sul primo barcone. Poi magari si imparano l'italiano con un corso per corrispondenza, però è questo, perché io voglio guidare un paese accogliente, solidale, generoso, che offre rispetto a chi porta rispetto, per chi scappa dalla guerra, per le donne e i bambini, e lo dico da papà, che scappano dalla guerra, casa mia è casa loro. Però in giro per Caserta quante donne e bambini in fuga dalla Siria vedete? Io vedo un sacco di ragazzi di 20 anni, belli, robusti, muscolosi, cappellino, telefonino e scarpe da tennis, che si lamentano se non hanno il wifi o se non riescono a guardarsi le partite alla televisione. E io sono stato settimana scorsa in questo classica villetta affittata dalla classica cooperativa che sta facendo milioni e milioni di euro sulla pelle di questa gente, dove questi immigrati hanno protestato perché vogliono il pesce e perché vogliono vedere le partite su Sky. È normale, no, che uno che è in fuga dalla guerra abbia come priorità il pesce fresco e le partite su Sky, ma allora anche perché non Netflix o Mediaset Premium o non... Quindi in Italia arriva con la Lega al governo chi ha diritto di arrivare, chi cerca lavoro e cerca fortuna sta bene, dico sta bene perché qua inseguono i figli degli italiani per andare a vaccinarli, mentre chi sbarca domani mattina può portarci ogni genere di malattia in casa nostra, e che si è visto, si è visto.